Cari amici, viviamo il primo giorno del Triduo, il giorno nel quale Gesù muore per noi. È un giorno che ci vede uniti ad adorare la croce e a rivivere il cammino della Via Crucis. Perché? Perché la sua passione deve iscriversi nel nostro cuore. Gesù dona la sua vita, questo è il mistero del Venerdì Santo, e diventa salvezza per tutti gli uomini, anche per quelli che non credono in Lui, che non vorranno credere in Lui, che non vogliono credere in Lui. Il grande Vangelo della Passione secondo Giovanni ci ripropone un percorso assolutamente significativo, dove emergono tutti i protagonisti e dove in particolare emerge tutta la dimensione del tradimento, del mettere Gesù da parte, della condanna, dell'essere schiacciato sotto il peso della croce. Ma nello stesso tempo Gesù ci viene presentato come il Re di Gloria, come colui che regna dalla croce. Porta sì una corona di spine, ma quella corona di spine è il segno di una regalità grande. Nel dialogo con Pilato, che sentiremo durante il racconto della Passione secondo Giovanni, abbiamo quello che è, potremmo dire, la rilettura della realtà di ogni tempo. Una rilettura che vede gli uomini incespicare proprio dinanzi a una domanda decisiva: che cosa è la verità? Di questa domanda Pilato non aspetta la risposta, perché non gli interessa averla. Lui possiede già le sue sicurezze, la sua affermazione, il suo potere. Pensate che Pilato sarà messo a morte di lì a qualche tempo, qualche anno, insieme al sommo sacerdote, perché il comando centrale di Roma aveva scoperto che stava facendo i suoi traffici più o meno illeciti. E quest'uomo miserabile, violento, potremmo dire cattivo nell'animo, anche se non dobbiamo spingerci a un giudizio, speriamo che il Signore abbia avuto misericordia di lui, insieme a tutta quella congerie di sacerdoti che hanno voluto la morte di Gesù sulla croce e gli hanno richiesto la crocifissione, hanno trovato dopo Gesù la morte, però della loro morte nessuno parla, perché la loro morte non è stata salvifica e non sarà mai salvifica. È la morte di Gesù che è salvifica per noi, perché ci apre l'ingresso all'abbraccio di misericordia del Padre, perché ci apre le porte verso la gloria di Dio. Buon Venerdì Santo, viviamo questo giorno di penitenza, nella penitenza, per intensificare l'amore che ci lega al Signore. Thank you.